Buonasera e bentrovati a Linea Mondo. Il presidente egiziano Mohamed Morsi prosegue le sue consultazioni in vista della formazione di un governo di coalizione, mentre sabato dovrà prestare giuramento davanti all'alta corte costituzionale. L'esercito, alla guida del paese dalla caduta dell'ex presidente Mubarak, ha promesso di farsi da parte al termine del mese e di consegnare i poteri al nuovo capo dello Stato, espressione della potente formazione politica dei Fratelli Musulmani. Senza però indicare una data precisa. Ne parliamo oggi in studio con Giacomo Filipe, coordinatore del Dipartimento Esteri del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. E con Silvia Colombo, ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera. Buonasera. Allora, l'elezione c'è stata nei giorni scorsi, o quantomeno la proclamazione del presidente. Vediamo com'è andata. Mohamed Morsi è il nuovo presidente egiziano. La proclamazione, dopo numerosi rinvii ufficialmente dovuti a un alto numero di ricorsi, è stata salutata con un boato di gioia a Piazza Tahrir, dove da giorni si riunivano migliaia di sostenitori dei Fratelli Musulmani. In un crescendo di sospetti, l'ufficializzazione di Morsi alla fine è giunta quasi in attesa. Il dottor Mohamed Morsi Sayyad ha ottenuto 13.230.131 voti, che equivalgono al 51,735%, ed è quindi eletto presidente della Repubblica Egiziana Araba. Il risultato non è piaciuto ai sostenitori di Ahmed Shafik, l'ultimo capo del governo sotto Mubarak. In piazza invece è scoppiata la festa, non solo tra i Fratelli Musulmani, movimento che ha espresso la candidatura di Morsi, ma anche tra tutti coloro che vi vedono un inizio del cambio di regime. Resta per ora sullo sfondo il decreto con il quale pochi giorni fa il Consiglio militare si è riappropriato dei poteri legislativi e ha depotenziato la carica del presidente. Allora, vorrei chiedere subito a Giacomo Filibeck un'analisi di questo voto, come pensa sia andata questa campagna elettorale e come siamo arrivati a questo risultato. Io direi che bisogna partire con quello che è successo subito a ridosso pochi giorni prima di fatto che si svolgessero le elezioni, e cioè con la decisione di voler sciogliere il Parlamento che era stato eletto solo pochi mesi prima e l'impatto che questo di fatto ha avuto anche nel corso delle elezioni effettive e poi nella dichiarazione del risultato. Allora, se la vogliamo leggere in maniera più politica e meno costituzionale, di fatto aver sciolto il Parlamento, un Parlamento che era composto quasi al 70%, mi correggerete se sbaglio, tra una forte componente del partito che fa capo alla Fratellanza Musulmana e il partito An-Nur, che è il partito salafita, che stava al 20% se non sbaglio, ebbene quell'assemblea legislativa, quel Parlamento rappresentava agli occhi, se vogliamo, sia dello SCAF, dei militari, quindi hanno sempre gestito il potere nel paese, ma anche agli occhi di un bel pezzo del movimento rivoluzionario di Piazza Tahrir, una rappresentazione dell'Egitto squilibrata. Ora, la motivazione per cui hanno sciolto il Parlamento era una motivazione di natura ribadisco costituzionale, cioè la legge elettorale non seguiva dettami precisi, c'erano state delle irregolarità, si sospettava infatti che un terzo di quella che componeva quell'assemblea legislativa, un terzo degli eletti non fosse stato eletto in maniera conforme. Comunque la decisione è stata di sciogliere quell'assemblea legislativa. Quel messaggio cosa ha rappresentato? Che nel momento in cui oggi vince Morsi, e non scordiamoci del fatto che abbiamo avuto un balletto di cifre dal momento in cui si sono chiuse le urne fino alla settimana dopo, e cioè ha vinto Shafik, ha vinto Morsi, i quartier generali che si rimpallavano la stampa e i militari dall'alto che dicevano no,
È sbagliato da fare questa guerra di cifre, aspettate che tutti i casi controversi siano sciolti e poi vi daremo il risultato effettivo. Questo gioco con la pubblica opinione da un lato, con il risultato elettorale dall'altro e con l'aver sciolto il Parlamento prima, permette di fatto a tutti in Egitto di ripartire, cioè di ricominciare. Perché è vero che i Fratelli Musulmani sono la forza più organizzata, la forza più presente, la forza politicamente più rilevante di tutto l'Egitto, ma un suo predominio non sarebbe mai stato di fatto accettato né dai militari e in parte era anche un po' osteggiato dalle componenti rivoluzionarie più liberali. Permettergli però di vincere, portandolo di fatto al 51%, cioè spiegando che c'è una buona metà del paese, il 49%, che non ci sta a identificarsi in quella parte politica e a identificarsi nella leadership della fratellanza musulmana, significa che per continuare a lavorare in questo processo di transizione post-rivoluzionario di Piazza Tahrir, bisognerà prendere in conto le posizioni di tutto, il panorama, l'arcobaleno delle forze che compongono di fatto la politica egiziana. E se vediamo, è esattamente quello che è successo, perché Morsi, come viene eletto, cosa dice? Apertura. Coinvolgerò i cristiani, coinvolgerò le donne, coinvolgerò formazioni o personalità di carattere indipendente o formazioni politiche minoritarie, ma che esistono nel paese. Cioè praticamente cosa fa Morsi oggi? Fa quello che i tunisini di Ennahda hanno fatto subito dopo aver vinto le elezioni per l'Assemblea Costituente di ottobre, cosa che forse avrebbe dovuto fare la fratellanza all'indomani delle elezioni in Egitto, ma che non ha fatto. Di fatto si correggono gli errori di gestione degli ultimi 6 mesi e si apre la via a un nuovo corso nella politica egiziana. Questo nuovo corso sarà dettato dall'apertura da parte dei fratelli musulmani, la consapevolezza che non possono essere una forza strutturalmente egemone, ma che devono interloquire con altri attori politici e che la componente militare deve essere inevitabilmente parte dell'equazione nella gestione del potere egiziano, ma che può essere un elemento, come dire, di interlocuzione per sbloccare i passi successivi. Quindi a un certo punto il Consiglio militare smetterà di tenere in mano il potere in Egitto. A un certo punto. Io questo non lo posso dire, quello che posso dire è che hanno sicuramente deciso di non far scoppiare una nuova rivoluzione con degli esiti che potevano essere molto più deteriori e sfociare nella violenza di fatto di quanto sia stata la prima fase rivoluzionaria dal 25 di gennaio in poi. Perché far vincere Shafik avrebbe significato permettere veramente a quel punto tutta Piazza Tahrir, cioè sia la componente più liberale che la componente dei fratelli musulmani, di ricoalizzarsi Certo. contro l'esercito. E non sarebbe più stato il ruolo dell'esercito quello di mediare tra cacciamo Mubarak e apriamo la stagione delle riforme in Egitto, ma sarebbe diventato i militari da un lato, la piazza dall'altro. E questo poteva avere delle conseguenze destabilizzanti di cui i militari erano ben consapevoli. Quindi per questo dico, tutto quello che è successo prima delle elezioni e subito dopo le elezioni, a mio avviso fa parte di un disegno che i militari hanno comunque voluto gestire in prima linea, disegno nel quale alla fine i fratelli musulmani hanno deciso di giocare la loro parte. E questo credo che lo stiano facendo tutti nell'ottica di rendere più tranquilla la situazione in Egitto. Se infatti parliamo con i nostri amici in Egitto oggi ci dicono sì, c'è grande confusione, ma il clima è molto più sereno di come era pochi giorni fa. E quindi come saranno i rapporti tra il presidente e i militari?
Ma sicuramente, appunto, come diceva il dottor Filibeck, la questione centrale è il rapporto tra civili e militari. Su questo si giocherà sicuramente il futuro dell'Egitto in una transizione che presenta ancora moltissime incognite. È vero che i militari hanno promesso comunque un passaggio di consegne in tempi abbastanza brevi. È importante vedere appunto come il neoeletto presidente si muoverà. C'è stata in tutta questa fase, diciamo, dalla caduta di Mubarak fino ad oggi, una sottile e a tratti però molto evidente e molto eloquente alleanza di fatto tra i militari e i fratelli musulmani, alleanza che è iniziata per esempio con il referendum costituzionale del marzo 2011, quindi quando si sono gettate le basi della transizione di cui ci ha appena parlato appunto il dottor Filibeck. Quindi da quel momento in poi i giochi sono stati fatti proprio da parte di questi due attori principali, Fratellanza Musulmana con il partito Libertà e Giustizia da una parte e i militari. L'intervento più deciso dei militari prima delle elezioni presidenziali, quindi poco più di un mese fa, in realtà ha cambiato i termini di questa alleanza, di questo negoziato, così possiamo dire, rimettendo proprio tutte le carte in gioco. Quindi spetterà ora al nuovo presidente negoziare ancora con i militari il maggiore spazio, chiaramente nella costruzione istituzionale del Nuovo Egitto, soprattutto giocando la carta importante dell'Assemblea Costituente, che dovrà essere che sarà proprio il banco di prova primario per nuova classe dirigente, cioè stendere finalmente una nuova Costituzione che possa lasciare spazio a una nuova architettura costituzionale e quindi preparare così il Paese a nuove elezioni parlamentari che siano veramente un punto di rottura rispetto al regime precedente. Allora, prima di continuare a parlare di quello che potrebbero essere le relazioni e il futuro, diciamo, in generale dell'Egitto, andiamo a vedere un ritratto di Mohamed Morsi. Mohamed Morsi, 61 anni, ingegnere con master universitari negli Stati Uniti, noto per il forte rigore morale e per l'obbedienza al suo partito islamista. E questo è il profilo dell'uomo che i fratelli musulmani hanno candidato alla presidenza dell'Egitto. In realtà una seconda scelta, il suo scarso carisma politico, aveva portato la fratellanza a preferirgli in un primo momento l'uomo d'affari Hayrat al-Shater, poi escluso dalla commissione elettorale per motivi tecnici. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo in queste elezioni, chiunque con l'azione o con le parole abbia sostenuto la causa del nuovo Egitto, della rivoluzione e dei rivoluzionari, aveva detto alla chiusura delle urne. Convinto di dover prendere in mano un mandato divino, Morsi si è presentato all'Egitto come l'anti-Mubarak, il campione della rivoluzione. Nel 2006 l'opposizione al regime del Rais, sotto il quale la fratellanza musulmana era illegale, gli era costata 6 mesi di prigione. Ma molti egiziani dichiarano di averlo votato scegliendo il male minore, più che nell'assoluta convinzione che il programma del partito Giustizia e Libertà dei fratelli musulmani possa far rinascere l'Egitto. Come questo cittadino del Cairo, che ora si augura che possa fare meglio dei suoi predecessori, ascoltando il popolo e non prendendo decisioni da solo. Impensabile per queste persone esprimere un voto per Ahmed Shafik, ultimo primo ministro di Mubarak e ritenuto il candidato del consiglio militare che ha preso il potere dopo la rivoluzione. La rinascita dell'Egitto, secondo Morsi, è uno stato che faccia riferimento alla Sharia, la legge coranica. Ma nel suo programma figura anche l'impegno per dare maggiore potere nella società egiziana alla donna, favorendone la partecipazione alla vita pubblica. Allora, Filibeck, il servizio rendeva chiaro che almeno insomma, per quanto riguarda la testimonianza ascoltata, diciamo che Morsi sarebbe per i civili, insomma, sarebbe il male minore. Allora, in un minuto dobbiamo dire due cose per chiarire anche il nostro pensiero rispetto a quello che è successo nel mondo arabo in questo anno. La vittoria dei fratelli musulmani, della fratellanza musulmana, delle sue varie declinazioni in paesi come l'Egitto di cui stiamo parlando ora, o della Tunisia prima, o della Libia domani, quando ci saranno le elezioni, è dovuto, a nostro avviso, al fatto che queste elezioni sono elezioni che sono sempre legate al passato di questi paesi e di queste comunità. E cioè,
La Fratellanza rappresenta un movimento che si è radicato, si è strutturato, si è anche sostenuto da fonti esterne al paese dove opera, che ha un carattere sociale, che ha un carattere assistenziale rispetto ai più bisognosi nella comunità, tutto vero, ma è anche considerata la componente più pura, meno corrotta e corrottibile, che gli egiziani da un lato, i tunisini dall'altro, i libici ancora, hanno mai visto in tutti questi decenni. Perché? Perché sono stati arrestati, sempre, esiliati se gli andava bene, torturati quando gli andava male, uccisi quando gli andava veramente male. Eppure non hanno mai smesso di continuare ad operare sul territorio. Quindi il voto che dà a Ennahda in Tunisia una grandissima maggioranza all'Assemblea Costituente, il primo voto all'Assemblea parlamentare al Cairo che veniva dato pochi mesi fa e che riconosceva la Fratellanza un grandissimo risultato, è un voto, a nostro avviso, ancorato di fatto a un giudizio sul passato, e cioè cos'è la cosa più lontana da Mubarak, cos'è la cosa più lontana dalla dittatura, cos'è la cosa più lontana dalla cricca familistica che gestiva le risorse di questi paesi? La Fratellanza. E questo è il voto che premia il passato. Quello su cui noi scommettiamo adesso come forze progressiste europee, aiutando anche queste nuove formazioni che stanno emergendo dai movimenti rivoluzionari e che avranno bisogno di tempo per strutturarsi, è che adesso dovrebbe entrare la politica in gioco e quindi dovrebbe entrare il discorso sul futuro. Cosa vogliamo che la Tunisia, l'Egitto, la Libia diventino nei prossimi anni? Allora, oggi governeranno e avranno la prova del governo quelli che in virtù del loro passato hanno avuto più fiducia da parte degli elettori. Domani le elezioni si giocheranno molto di più sui programmi e non più sulla storia passata. E per questo noi non dobbiamo essere spaventati da questo risultato né dire questo è il male minore o oh mio Dio hanno vinto gli islamici o gli islamisti. L'islam politico è gran parte dell'equazione politica di quella società, non ne puoi fare a meno. Il tema però qui è continuare a coltivare la democrazia. E noi certi errori che abbiamo fatto in passato come occidentali, vedi il caso del 2006 in Palestina, quando vince Hamas, predicavamo la democrazia, poi al risultato ottenuto, il risultato non ci piace, la democrazia non funziona più. Capisci che questo discorso di doppio standard non è efficace, non rende neanche giustizia ai valori della democrazia che noi dovremmo difendere e promuovere. Allora, noi oggi dobbiamo rispettare il risultato, essere anche pronti a lavorare con questa classe dirigente che emergerà. Poi noi politicamente, Partito Democratico, Progressisti Europei a livello internazionale, vorremmo sostenere in quelle società chi condivide i nostri stessi ideali. Beh, certo. Di come si costruisce il futuro di un paese come l'Egitto, di un paese come la Tunisia o come la Libia. Questo però non ci deve impedire, ribadisco, e di rispettare il risultato elettorale e di saper anche lavorare con questa nuova classe dirigente. Mohamed Morsi l'abbiamo incontrato l'anno scorso con il segretario Bersani durante la visita che abbiamo fatto in Medio Oriente proprio a luglio del 2011. E l'abbiamo voluto incontrare perché lo consideriamo e lo consideravamo. Senta, ma conferma il ritratto del servizio? Lui è così, un po' con scarso carisma oppure? Non è una questione di carisma, è sicuramente un uomo che le sue battaglie le ha fatte sulla propria pelle. Può essere una persona che non sprizza di particolare simpatia, forse, ma questo non è il suo ruolo. È una persona che, come ha iniziato a fare politica, è stato messo in galera. Come si è presentato sulla piazza politica contro Mubarak, è stato incarcerato. Noi forse non ci rendiamo conto di cosa significa, grazie a Dio non ce ne rendiamo conto perché viviamo ormai in democrazie consolidate, ma quando valutiamo anche il livello delle personalità con cui abbiamo a che fare in questo mondo, ribadisco, il passato di queste persone non è stato un passato semplice. Allora, stavo parlando di questa visita. La visita l'abbiamo fatta proprio per dimostrare che noi non abbiamo nessuna chiusura rispetto a movimenti di questo tipo. Condividiamo i nostri ideali, i nostri valori con altre formazioni di natura più moderata, più laica,
liberale o socialdemocratica, e ci sono formazioni di questo tipo anche se sono abbastanza frammentate. Uno degli errori di Piazza Tahrir è stato proprio questo, non riuscire a coagulare tutte quelle energie che non erano proprie dei Fratelli Musulmani ma erano origine di altre radici, non riuscire a coagularle dietro una guida politica precisa, dietro una personalità precisa che poteva presentarsi in alternativa. Questo avrebbe permesso non la sconfitta dei Fratelli Musulmani all'assemblea, alle elezioni dell'Assemblea parlamentare, ma avrebbe probabilmente permesso un equilibrio diverso, e forse quell'equilibrio diverso avrebbe portato a delle elezioni presidenziali ugualmente differenti, e quindi forse non ci saremmo dovuti trovare nella condizione di avere lo SCAF che spinge la Corte Costituzionale a disciogliere l'Assemblea. Sarebbe stata un'altra storia. Questo... Allora, Silvia Colombo, per quanto riguarda invece Shafiq, pare che sia non diciamo scappato, però insomma pare che sia in via, in un pellegrinaggio con la famiglia all'estero, perché stanno indagando su di lui. Che succede? Ma in realtà, appunto, come le elezioni, soprattutto dalla prima tornata elettorale, ha mostrato una forte polarizzazione della società egiziana, quindi da una parte appunto il candidato in realtà più vicino al vecchio regime di Mubarak, quindi appartenente alla cerchia dei militari, e il candidato della Fratellanza Musulmana. Adesso appunto con la vittoria di Morsi bisognerà cercare, una delle grosse responsabilità di Morsi era quello, come diceva il dottor Filibeck, di aprire lo spazio e aprire la partecipazione all'interno di un governo, all'interno delle varie cariche, anche ad altri personaggi. E lo stesso Shafiq ha comunque detto di essere interessato a continuare a partecipare alla vita politica egiziana, creando un suo proprio partito, e di continuare quindi a lavorare per la stabilizzazione e lo sviluppo del paese. Ripeto, è ancora presto adesso per capire quale posizione assumerà i candidati, certo, anche i moderati della Fratellanza Musulmana o fuoriusciti come Abdel Fattah, che hanno un seguito molto forte anche tra la gioventù, diciamo, rivoluzionaria di Piazza Tahrir. Quindi lo spettro è molto ampio, bisogna vedere quanto si riuscirà ad includere attraverso le manovre del nuovo presidente all'interno di un governo, e soprattutto dimostrare appunto veramente di essere il presidente di tutti, come lui ha dimostrato, sì, ha voluto dire. Allora, prima Filibeck accennava a quelli che sono i primi passi del presidente. Vediamo questo servizio. A piazza ancora piena al Cairo scatta il toto ministri. L'occupazione di Piazza Tahrir prosegue finché non verranno restituiti tutti i poteri al presidente. E il neoeletto presidente intanto cerca il dialogo con i militari, aiutato dalla sentenza con cui un tribunale ha invalidato il decreto che autorizzava l'esercito a arrestare dei civili. Quel decreto rappresentava un chiaro abuso di potere, era contrario alla legge, non aveva alcuna base legale, commenta un ex deputato, membro dei Fratelli Musulmani, di cui fa parte anche il neoeletto presidente Mohamed Morsi, che sta trattando con il Consiglio militare per formare il governo. A capo dell'esecutivo, dicono fonti ben informate, si starebbe cercando un tecnico, forse Mohamed El Baradei, premio Nobel per la pace nel 2005, oppure Hazem El Beblawi, ministro delle finanze del primo governo di transizione. Tra le novità annunciate anche la nomina di 6 vicepresidenti, tra i quali una donna e un cristiano. Gira voce intanto che il rivale sconfitto da Morsi, Ahmed Shafiq, abbia lasciato il paese per sfuggire a un probabile processo. Notizia smentita dal suo entourage. L'ex premier è partito per qualche giorno di vacanza, dopodiché, dicono, rientrerà e forse fonderà un partito. Allora, Filibeck, queste novità che riguardano, insomma, a capo dell'esecutivo forse il Baradei, poi altri nomi interessanti, come vede queste iniziative che sembra voler prendere il presidente, un po' quello che accennava all'inizio, però insomma. Il punto qui è, Morsi non avrà una seconda occasione, o meglio una terza occasione, perché la prima occasione ce l'ha già avuta dopo le elezioni legislative, in cui quel capitale accumulato con il risultato elettorale è stato di fatto mal gestito. Ricordiamoci anche che loro dichiararono all'inizio che non si sarebbero candidati per la presidenza egiziana, ma avrebbero sostenuto altri candidati, salvo poi cambiare idea. Tutto legittimo, ma i messaggi e i segnali lanciati
successivamente alle elezioni legislative sono stati non di voler aprire il campo a cooperazione tra tutte le forze che avevano portato alla caduta del regime di Mubarak, ma a dire siamo noi che governiamo, ce la giochiamo in proprio. E questa è una differenza per esempio con il partito di Ennahda in Tunisia, come stavo dicendo, il cui primo obiettivo, anche precedente alle elezioni, anche coloro ci siamo visti in diverse occasioni con la leadership di Ennahda, prima del risultato già ti dicevano noi vogliamo fare un governo internazionale, cosa che puntualmente hanno fatto. C'è una troica che governa adesso la Tunisia, composta dal partito di Ennahda, il partito di Marzouki, e di fatto i socialdemocratici di Mustafa Ben Jafar, che presiede l'assemblea costituente. Adesso quindi Morsi non potrà rifare gli stessi errori, e quindi qual è stata la sua prima mossa? Dire governo di unità nazionale, personalità indipendenti, rappresentativi di diversi, alcuni rappresentativi dei diversi movimenti che hanno animato la rivoluzione, e che siano rappresentativi anche delle varie componenti che fanno parte dell'Egitto. Non ci scordiamo che la minoranza copta è una minoranza abbastanza significativa, mi correggerà Silvia se sbaglio, ma siamo nell'ordine di un 10% minimo, e siamo in un paese di tra gli 80 e i 90 milioni di abitanti, quindi si parla di milioni di persone. Vediamo adesso cosa succede. Non so se il Baradei accetterà o meno. Da quello che ho letto io, si riservava di ragionare su quali fossero poi le prerogative e i progetti legati a un incarico di questo tipo. Quindi noi auguriamo che siano passi reali, buon lavoro a chi vince queste elezioni, e auspichiamo che sia in grado di portare avanti questa apertura per proseguire nella fase di transizione. Come Partito Democratico saremo comunque impegnati ad andare a vedere anche con mano, perché ci sarà una delegazione di alcuni parlamentari, membri del Parlamento Europeo e i nostri segretari regionali, in particolare del Sud Italia, a metà luglio. Toccheremo Israele, la Palestina e poi l'Egitto, e lì incontreremo sia esponenti, inshallah, del governo che sarà formato di qui a breve, sia delle altre forze politiche e sociali che fanno parte del nuovo Egitto. Allora, quindi in bocca al lupo per questo. Però volevo chiedere, siamo in chiusura purtroppo, a Silvia Colombo, con l'elezione di questi presidenti, abbiamo parlato di Egitto, ma Filibeck ha citato anche la Tunisia, così come insomma altre situazioni che si vanno delineando, secondo lei si può dire che in questi paesi la primavera araba si sia conclusa? Trovi una conclusione con queste elezioni? Ma le prime elezioni sono un passaggio cruciale per i paesi che escono da una fase di turbolenza di questo tipo. Possiamo distinguere tra la primavera araba, che è chiaramente un termine abbastanza anche fuori luogo, visto tutte le vicissitudini, che rappresenta un po' il cuore appunto delle manifestazioni, della mobilitazione. Successivamente inizia una fase, quella in cui ci troviamo adesso, che è la fase della transizione. È una transizione di fatto aperta, ci auguriamo appunto che vada nella direzione della democrazia, del rispetto dei diritti e dell'apertura e dello sviluppo, soprattutto anche sostenibile per queste popolazioni, ma è ancora presto per dirlo. Sicuramente la situazione in Nord Africa, con i casi Tunisia, Egitto e anche in Marocco, dove c'è stata una transizione più dall'alto, ma che comunque ha avuto dei cambiamenti significativi, certamente è una situazione molto diversa rispetto a quella che si riscontra in alcuni casi nel Medio Oriente, come appunto la guerra aperta, il conflitto aperto in Siria. Quindi forse nella parte, diciamo, a Nord Africa è possibile dire che appunto siamo avviati ormai in una fase abbastanza avanzata della transizione, che comunque possiamo dire, diciamo, durerà ancora molti anni. Sicuramente le prossime elezioni e a seguire ancora quelle successive, insomma, saranno veramente in grado di dirci lo stato di questi paesi e in quale direzione stanno andando. Velocissimamente, d'accordo? Assolutamente sì. Allora, grazie a Giacomo Filibeck, grazie a Silvia Colombo. Grazie. Io vi ricordo alle 18 l'appuntamento con la trasmissione Agenda Italia, con Linea Mondo. Arrivederci, a domani.